sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa. Luglio, cosa ci porti? Oh tu, luglio. Ecco, il 4 luglio è il primo giorno in cui incontreremo il primo videogioco del mese, che è Trackmania 2 Valley, che è un gioco in esclusiva per PC ed è un classico racing game arcade, quindi per tutti gli amanti dei racing game questo è il gioco da acquistare. Il 5 luglio arriva Project X Zone per 3DS, che è un misto tra un gioco di ruolo strategico a turni e diciamo che vede dei combattimenti in tempo reale che prevedono combo e che assomigliano soprattutto a un picchiaduro 2D. Inoltre il 5 luglio arriverà Dark, che è un action stealth in terza persona con elementi RPG, dove impersonificheremo un vampiro e dovremo affrontare una dura lotta contro la GeoForce Corporation. Dark arriverà su PC e Xbox 360. Proseguendo il nostro cammino delle uscite, incontriamo il 9 luglio, giorno in cui uscirà Civilization 5 Brave New World per PC. Logicamente questa è un'espansione del famoso gioco strategico, dove troveremo tante novità, quali la civiltà e tante altre cose per aumentare la nostra esperienza di gioco. Arriviamo al 12 luglio, giorno in cui uscirà in esclusiva per 3DS Mario e Luigi Dream Team Bros. E sarà un'avventura ambientata in una misteriosa isola al largo del Regno dei Funghi, ma anche nella profondità dei sogni di Luigi, mi si era un po' incartata la lingua. Ecco, poi arriviamo al 26 luglio. Nintendo ha deciso di prenderci per la gola e farà uscire Super Luigi Bros. Per Wii U. Inutile dire, è classificato come DLC, ma in realtà è proprio un vero gioco a parte perché includerà 82 livelli e multiplayer e tante cose interessanti. E non finisce qui perché Nintendo ha deciso ancora di stupirci e farci sborsare ancora soldi, quindi arriva dopo ben 9 anni Pikmin 3. Che cos'è Pikmin 3? Non lo sapete? Cioè, no ragazzi, non è possibile. Cioè, no, andatevi a informare, giocate i titoli precedenti, perché questo è un must have della Nintendo. Eccoci, siamo arrivati alla fine e io vi saluto a tutti e se vi va iscrivetevi.